Bella regà. Allora sto qui al locale. Se butto tutta la roba qui dove sta tutta la monnezza, no? E guardate un po', ho trovato fornetto microonde LG. Piccolino però, sembra un recente. Buono stato cosmetico. C'è il piatto. 1000 watt. Vabbè, vediamo, portiamolo su a casa e vediamo di aggiustarlo, vediamo se è rotto o se magari l'hanno buttato e pure è buono. Voi che dite? Secondo voi è buono o è rotto? Boh, ma lo portiamo su e diamo un'occhiata, ok? Allora, eccoci arrivati a casa. La prima cosa io darei una pulitina, un po' di prodotto perché comunque è stato trovato in mezzo alla mondezza, è zozzo. Qui diamo una bella pulitina. E che non gli fa mai male, poi tanto se va rivenduto comunque è bene che sia pulito. E inoltre quando uno lo smonta, visto comunque è un forno, evita di zozzarsi un po' le mani, comunque sono sempre cose che uno ci mette il cibo, sono sempre un po' grasse. Ok, prima una porrita esterna che è la cosa più importante, e poi lo proviamo. Ok, finisco di pulirlo e poi vi riprendo. Allora, pulito, l'ho attaccato, si è acceso, ha fatto una musichetta e per il momento non è saltato niente. La luce funziona. Dentro c'è un po' di schifo, il pannello, quello lì, da lì escono le microonde, non sembra né bruciato né bucato, sembra integro. Non vedo tracce di esplosione di niente. Facciamo la prova. Tazzina di acqua fredda. Chissà come si fa, sarà questo bottone qua probabilmente. Ma vediamo un po'. Ok, così. Gira, gira. Non salta niente. Vediamo un po' se scalda, lo vedremo subito perché l'acqua era proprio fredda fredda, per cui dopo pochi secondi dovrebbe già scaldare. Già adesso l'acqua in teoria dovrebbe essere tiepida. Allora, qui vedete, c'è una piccola anomalia nel rivestimento. L'ho visto dentro, c'è una patina di plastica che è rovinata, però non dovrebbe creare problemi. E infatti non mi sta creando perché funziona tranquillamente. Ora apriamo, sentiamo com'è l'acqua. Come sarà? Calda. E per cui niente, purtroppo funziona. Purtroppo funziona, non c'è niente da fare. La gente butta le cose che funzionano, perché sono ricchi, perché c'hanno i soldi da buttare. Che vedo dire? Pure oggi ci siamo persi la possibilità di riparare qualcosa. E questo niente. Lo metterò in vendita così, come funzionante e meglio per me, insomma. Però ecco, la morale qual è? Andate a vedere in mezzo alla monnezza perché c'è sta gente che butta roba che funziona. Questo non è il super forno a microonde, ma io penso lo metterò a 30-40 euro. Qualcuno so pierà, ma pure a 10 euro, che me frega, non ho pagato niente. Ecco l'unica anomalia, qua c'è questo segno qui e qui, ma non pregiudica certo il funzionamento. Lo so, sto video forse non vi sarà molto utile, tranne che a farvi capire che gli sprechi ce ne stanno tanti, nonostante la crisi, nonostante siamo periodi difficili, la gente continua a buttare le cose, per cui se trovate un apparecchio, prendetelo, portatelo a casa, provatelo, forse funziona, forse funziona. Io non è che sto a fare video finti, questo è un video vero, sono andato giù alla Mondezza, l'ho visto, ho detto fammi fare il video. Ok? Passate un buon anno. Riparate, recuperate, riciclate. Mi raccomando, è importante per il futuro nostro e dei nostri figli. Ciao!